manifestazione sul prato di Villa Angeletti a Bologna, chiamati a raccolta da Michele Santoro per i 110 anni della FIOM, per celebrare il lavoro e la sua dignità, dice, vestito da operaio. Ci dobbiamo riprendere l'aria, ci dobbiamo riprendere il mare, ci dobbiamo riprendere la televisione, la cultura, la scuola. Ecco. L'Italia si è destra. Lo dico che siete l'Italia migliore. No, 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 per carità. Battute su Brunetta non ne voglio fare, per carità. In questo momento è come sparare sulla Crocetta Rossa. Non si posso. Coscienza orgogliosa di essere utili. Grazie per avermi invitato e che Dio vi benedica, perché grazie a voi che il mondo va avanti. Grazie, non ho mai visto una cosa bella come questa stasera. Berlusconi telefona ad un convegno in Calabria, ma la sala è vuota. C'è la luce. Alzo volume. Alzo volume. Ah, c'è. Ma tu stai parlando con Berlusconi proprio? Ma fammi capire. Pronto? Bene, volevo portarvi un saluto di tutto il governo. Silvio Berlusconi telefona quando la sala di Campora San Giovanni, provincia di Cosenza, si è già svuotata. La fondazione John Mott, benefattore italo-americano, nato Giovanni Motta, fondazione vicina ai repubblicani di Nucara, aveva consegnato nel pomeriggio alcune borse di studio. Problemi tecnici, telefonata da Palazzo Chigi rinviata, la gente se ne va. Alla fine restano solo i tecnici, Nucara e i vertici della fondazione. Io ti ringrazio e adesso ti passo sia Peter Caruso che il segretario e poi il presidente Mirabelli, che come ti ho detto per telefono c'è uno dei più grossi studi legali d'America con sede a Washington, Patrick Box. Presidente Berlusconi, grazie per tutti. Insomma, mentre il governo è appeso a Pontida e alla verifica parlamentare, mentre il PDL lancia le primarie ma non per la leadership, mentre Cicchitto annuncia o si va avanti o c'è solo il voto, Berlusconi termina la sua telefonata ringraziando tutti. Ancora grazie, viva gli Stati Uniti d'America, che anche gli italiani, i figli e i nipoti di italiani hanno contribuito a rendere grandi, e naturalmente viva la Calabria e viva l'Italia.